Benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare una ricetta che mi avete chiesto in tantissimi, ovvero il polpettone. Uno piccolino. Voi potete sicuramente, delle dosi che vi do, fare la metà se siete in 7-8. Perché per me da solo così non basta, cioè, ce ne vuole un po' di più, però oggi ho iniziato la dieta, quindi... No, andiamo a fare un polpettone veramente spettacolare, con, ripieno con delle verdure, qualche cosa di meraviglioso. Poi questo qui è talmente buono, e poi vi insegnerò l'impasto, che voi potete anche farlo non ripieno, quindi proprio il vero, proprio quello classico, senza metterci il ripieno. Però a quel punto dovete mettere magari tipo due patate, due verdurine tutte intorno. Invece fatto così è perfetto, un piatto unico, perché proprio lo verrete a scoprire nella ricetta. Allora, 3, 2, 1, andiamo a vedere che cosa ci serve. Cominciamo dunque la nostra preparazione. Abbiamo bisogno di 1 kg di carne trita mista. L'ideale sarebbe 300 g di maiale, 300 g di vitello e 400 g di manzo. Poi ci serviranno del prezzemolo tritato, circa 120 g di parmigiano grattugiato, 3 uova intere, 100 g di pane raffermo, va bene anche quello del giorno prima, ovviamente eliminiamo la crosta, e la mollica la mettiamo, dopo averla tagliata in cubotti, all'interno di un abulo, di una ciotola con dell'acqua. Poi ci servirà una patata. Il vero segreto del polpettone per evitare che dopo la cottura sia asciutto e stopposo è proprio la patata. La patata potete farla sia lessa che al vapore, il peso è di circa 100 grammi. Non siate fiscali nelle dosi, perché non serve. Io la faccio al vapore, quindi dopo averla pelata la taglio a cubettini e la faccio cuocere per circa 10 minuti. Trascorso il tempo di cottura, con una forchetta provo a schiacciare uno di questi cubotti, e quando si sfalda sotto i rebbi della forchetta, allora la patata è pronta. Gli altri ingredienti dell'impasto sono dell'aglio granulare disidratato, noce moscata, paprika, olio extravergine di oliva, sale e pepe. La lavorazione è davvero molto semplice, si può fare sia manualmente che attraverso l'ausilio di una planetaria. All'interno di una boule inserire tutti gli ingredienti, quindi la carne trita mista, il prezzemolo, recuperiamo il pane, lo strizziamo bene per eliminare l'eccesso di acqua, e aggiungiamo anche il pane, quindi la mollica del pane è importante, le 3 uova, vi ricordo sempre di romperle all'interno di una boule piccolina per evitare che poi all'interno del composto principale possa caderci magari qualche piccolo pezzettino di guscio, quindi questa semplice manovra è importante. Un pochino di sale, poco ci vuole, ma non esagerate, perché poi vi ricordo che con l'utilizzo del parmigiano andremo poi a regolare quella che è la sapidità, in quanto di parmigiano ce ne va abbastanza. Un pochino di pepe, anche qui sempre al gusto. Un pochino di paprika affumicata, vabbè, questo è qualche cosa che si può anche non mettere, però se la mettete, un pochino di paprika affumicata, vi posso garantire che con il ripieno si va a richiamare, perché poi dopo lo andrete a vedere, e dell'aglio. Io non utilizzo l'aglio fresco, preferisco per questo tipo di preparazione l'aglio quello disidratato, perché ha un sapore più delicato e riesce a legarsi meglio con gli altri ingredienti. La noce moscata invece è fondamentale, perché conferirà proprio il sapore classico del polpettone, e per queste dosi io ne utilizzo metà di una. Quindi aggiungere il parmigiano, che svolgerà 3 compiti. Il primo permetterà alla struttura di mantenersi stabile, quindi il polpettone non si spancerà. Il secondo fungerà da regolatore della sapidità, e il terzo aspetto conferirà il suo sapore particolare. A questo punto possiamo aggiungere anche le patate. Ecco, una cosa importante, le patate, sia che le avete fatte al vapore o lesse, l'importante è che quando le inserite devono essere ancora calde. Ora, con un cucchiaio potete iniziare ad impastare piano piano gli ingredienti, oppure metterci le mani e impastare manualmente, oppure fare quello che faccio io.
ovvero travasare tutti gli ingredienti all'interno del cestello della planetaria. Io vi consiglio, se avete una planetaria, di utilizzarla per fare questa preparazione, perché questo è un impasto che anche manualmente deve durare almeno 10-15 minuti, perché il risultato che dobbiamo ottenere è un composto molto molto omogeneo. Il braccio da utilizzare per questo impasto è la foglia, in quanto sarà in grado di catturare e mescolare uniformemente tutti gli ingredienti. Il tempo dell'impasto è di circa 7-8 minuti, poi dipende dalla forza della planetaria oppure dal tipo di planetaria che state utilizzando. La velocità deve essere quella più bassa, altrimenti rischiate poi di romperla, perché fondamentalmente, soprattutto nelle prime fasi, è un impasto anche abbastanza duro. Come detto, si può fare anche manualmente, anzi il 99% delle persone lo fa manualmente, ma ci vuole un bel po' di olio di gomito. La cosa importante è che se lo fate manualmente vi fermiate solo quando avrete raggiunto questo risultato. Non si devono vedere né pezzettini di pane né pezzettini di patata, gli altri ingredienti devono essere tutti quanti amalgamati in maniera perfetta. Travasare l'impasto su un piano da lavoro sopra un foglio di carta da forno oppure di carta oleata, e con un secondo foglio di carta da forno o carta oleata schiacciarlo bene, e aiutatevi magari anche con un mattarello, in maniera tale da creare un rettangolo regolare. Questo è l'impasto classico del polpettone. Potete creare semplicemente un cilindro anche senza fare il ripieno e cuocerlo in forno. Vi stupirete della sua sofficità e della sua bontà. Tuttavia noi oggi andiamo a fare qualcosa per renderlo unico, ovvero il ripieno, e andiamo a vedere cosa andremo ad inserire come ripieno all'interno di questo polpettone farcito. 500 g di erbette, potete sostituire le erbette con gli spinaci, cotte al naturale, quindi dopo averle lavate bene le mettiamo direttamente all'interno di una pentola senza aggiungere né grassi, quindi niente burro, niente olio né acqua, e le facciamo stufare dolcemente. Verso metà cottura aggiungere il sale, che oltre ad insaporire permetterà anche l'estrazione dei liquidi in eccesso che hanno le erbette. Il tempo di cottura delle erbette è di circa 10 minuti. Scolarle bene e queste sono pronte. Poi ci serviranno anche all'incirca 200 g tra broccoli e cavolfiori. Come li facciamo? Semplicemente cotti al vapore come abbiamo fatto le patate. Il tempo di cottura è di 7-8 minuti. Mi raccomando, lasciateli belli croccanti. Ed in ultimo della scamorza affumicata. Possiamo passare alla fase di realizzazione del polpettone farcito. Dapprima mettere le fettine di scamorza. Ricordatevi di lasciare una cornice di 2 cm nel lato basso e in quei due laterali, ed almeno di 10 cm nella parte superiore. Questo ci servirà per la chiusura del polpettone. Sopra mettiamo i broccoletti e i cavolfiori, vedete? 150-200 grammi. Questi però a boccone e poi belli croccanti rilasceranno un sapore qualcosa di spettacolare. Ed infine le erbette. Mi raccomando, le cornici sono importanti perché altrimenti non riuscirete a chiudere il polpettone. Passiamo alla fase di chiusura del polpettone, ve lo faccio vedere. Più ovviamente ripieno mettete, più sarà difficile riuscire a chiuderlo. Però più ripieno mettete, più è buono. È pacifico. Vedete, guardate, basta sfilare un pochino la carta quando arriva a contatto e poi, arrivato a questo punto, guardate, si sfila anche l'ultimo pezzettino, si rigira e trac. Ora la carne tenderà a chiudersi su se stessa, ok? Fate uscire, mi raccomando, l'aria che ci può essere all'interno, perché quella poi con il calore potrebbe andare a spaccare il polpettone. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa, guardate. Lo giriamo bene e chiudiamo bene, così, molto semplice, voilà, perfetto, dai. Ve lo faccio vedere e basta, vi metto un po' di musica di sottofondo, non ci vuole una grande scienza per fare questa cosa,
Perfetto. Una volta realizzato così, la cosa ideale sarebbe quello di coprirlo con la carta da forno e metterlo all'interno del frigorifero per almeno un'oretta. In questa maniera tutti i sapori, tutti gli aromi, tutti i profumi si andranno poi ad unire. Ma prima di farlo vi consiglio di rigirarlo più volte in maniera tale che andiamo a creare un corpo unico. Quindi, dopo aver fatto questo, potete anche chiudere un attimino i lati. Se avevamo un pochino più di carta, magari potevate fare il giochino quello della caramella, ma non è fondamentale, non si aprirà mai da quella parte. In ogni caso un pochino di liquido uscirà a prescindere. Ok, lo ricopriamo e via, in frigorifero a riposare per un'oretta. Dopo un'ora di riposo passiamo alla fase di cottura. Mettere un filo d'olio sopra un foglio di carta da forno precedentemente adagiato su una teglia o una placca da forno. Distribuire bene l'olio e adagiarci sopra il polpettone. Il polpettone generalmente dopo la cottura non è mai gradevole da vedere, poi se si sbagliano i tempi di cottura a volte hai questa crosta molto dura. Allora, per far sì che si abbia un aspetto invitante ed una leggera crosticina, ma soprattutto che rimanga tenero al suo interno, cospargere la superficie del polpettone con un leggero strato di pan grattato. Il pane in questa fase assorbe l'umidità del polpettone. Dopodiché aggiungere anche dell'olio extravergine di oliva e massaggiarlo bene, 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 per creare una sorta di crosticina. È un po' come se lo stessimo facendo impanato. Prima di passare alla fase di cottura, regolate bene la forma e passate bene olio e pan grattato anche sulle estremità basse. Vedete? E voilà! Passiamo alla fase di cottura. Forno preriscaldato statico, non mettete il forno ventilato altrimenti andrete a creare una crosta durissima, quindi forno statico. Temperatura del forno 180 gradi. Tempo di cottura un'ora esatta. E voilà, legge son fatto! E adesso ce l'andiamo a sbrenare, ma prima, dopo che l'abbiamo tolto dal forno, lasciatelo intiepidire per almeno 15 minuti, dopodiché è possibile metterlo su un piatto da portata. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video e adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Guardate che meraviglia, guardate, è anche bello nel colore, eh? Cosa rara quando uno fa il polpettone. Poi si taglia con il coltello adeguato, non mi utilizzate gli altri tipi di coltelli per tagliarlo perché non è il caso. Non ve lo faccio vedere ancora dentro, aspettate un attimino perché vi faccio vedere questa fetta. Guardate un po', oh, guarda dentro che cosa non è. E quando poi vai dentro nel centro, guarda, vieni di qua, io questo me lo mangio pure così, proprio violentemente. Vediamo, guarda la perfezzaggine, possiamo dirlo che è qualcosa di spettacolare, guarda, ah, che cosa non è? Ma che cosa non è? Quante fette ne vuoi? Ma per quante gente è questa roba qua? Per uno? Ma quale vendi? Questo è per uno? Per me? È sbrem. E vabbè, andiamo a fare la prova dell'assaggio. E voilà, leger sono fatto! Io vi posso dire che questa è una ricetta spettacolare, ma la mia domanda rimane sempre la stessa. Sarà buono, vero? Non sarà buono? Non lo so, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Però prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto importante, e che poi sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricette. Insomma, già sai, e so anch'io che c'ho fame, c'ho voglia di mangiare, proprio... Ha! Volevo fare le polpette alla Fantozzi, ma poi ho detto ne faccio una piccolina. Vieni qua che la assaggiamo. Guarda, allora partiamo da questo, che guarda com'è tenero, com'è soffice, non è per niente stopposo, la verdurina, guarda. Oh.
Che cos'è? È proprio una scamorza affumicata. È proprio l'armonia. Mamma mia. Guarda. Guarda. Vieni qua. Guarda com'è tenera, com'è morbida. Ma com'è soffita! No, non ci credo. Guarda. Non ho parole. Morbice. Non è neanche bisogno di mettere un contorno quando è così tenero, così morbido, così perfetto. Hai soltanto bisogno di essere da solo e mangiarlo in pace. Famiglia. Ma quale famiglia? Amici. Ma quali amici? Io amici non ne ho. Vicini. Io vicini non ne ho, abito da solo, non lo scoprirete mai. Va bene, un pezzettino te lo faccio assaggiare anche a te. Ciao. Alla prossima video ricetta. Ora sai come si fa. Parla.